Radio Radicale, siamo in collegamento con Fabrizio Cicchitto per ricordare la figura di un autorevole esponente del Partito Socialista Italiano che è stato deputato e senatore, ma anche un grande giornalista che ha scritto per l'Avanti Relazioni Sociali, Mondo Operaio e riformista alle ragioni del socialismo ed è stato anche collaboratore del Mattino e di Repubblica. Parliamo di Luigi Covatta che è scomparso ieri. A dare la notizia della scomparsa di Luigi Covatta è stato il ministro della funzione pubblica Renato Brunetta. Allora, che ricordo ha di Luigi Covatta e soprattutto cosa lascia nella storia del Partito Socialista Italiano? Lui pur venendo diciamo da una tradizione legata al movimento politico dei lavoratori di Labor. Da lì vorrei partire perché quella di Covatta, come di Acquaviva, come di Labor a suo tempo, è un percorso molto singolare e significativo. Perché Covatta fu presidente, innanzitutto fu presidente dell'Intesa Cattolica, che era ai tempi della democrazia rappresentativa nell'università, l'organizzazione degli universitari cattolici. Poi andò a impegnarsi a lavorare nelle ACLI e lì c'è un punto caratterizzante, nel senso che parliamo delle ACLI guidate da Livio Labor nella fase in cui esplose la società italiana, cioè il 68 studentesco, il 69 operaio e così via. E a quel punto, in primo luogo Livio Labor, ma con lui personalità come Cabaglio, come appunto Covatta, come Acquaviva ed altri, maturarono due convinzioni, anzi tre. Una che non si riconoscevano più come organizzazione collaterale alla DC. Due che puntavano una parte cospicua delle loro carte insieme a Pier Carniti della FinCISL all'unità sindacale che implicava una autonomia del sindacato molto marcata dai partiti, per cui fu allora dichiarata l'incompatibilità fra cariche sindacali e cariche di partito e parlamentari. A un certo punto loro fecero una maturazione culturale che era quella che andò sotto il nome dell'opzione socialista, ma il loro percorso però fu nettamente diverso, anzi per certi aspetti opposto a quello dei cattocomunisti, perché il loro percorso era un percorso tutto in contraddizione anche con lo stesso compromesso storico, molto distante dal PC e ovviamente in rottura con la Democrazia Cristiana. In questo quadro si incontrarono anche con la sinistra lombardiana, che allora contestava, avendola pur tenuto a battesimo a suo tempo, contestava l'involuzione moderata del centro-sinistra, determinata dal tintinnio delle sciabole messo in atto da Segni. Io non condivido per nulla la pur comprensibile difesa che di Antonio Segni fa suo figlio Mario. Il tintinnio delle sciabole ci fu, non ci fu il golpe, ci fu però il tentativo di abbassare tutta la qualità politica del centro-sinistra. Quindi si incontrarono con la sinistra lombardiana, con Craxi, Codignola, Santi e i giovani che eravamo noi allora, cioè Claudio Signorile, Gianni De Michelis e il sottoscritto. Labor a un certo punto, ma anche Carniti, ritennero che la presenza cattolica nella contestazione studentesca in quella operaia fosse così marcata che poteva determinare la rottura dell'unità politica dei cattolici.
Era un calcolo, però un conto sbagliato, nel senso che allora la DC ancora teneva bene, la DC seguiva una linea intelligente, non una linea di contrapposizione totale. Aldo Moro, lei ricorderà che scrisse il paradosso, alcuni articoli di riflessione sui giovani del 68, sulla contestazione studentesca e così via, fu l'unico nella DC che si misurò con quella tematica. E poi però tutta la DC fece una operazione di riassorbimento mettendo Donat Cattin a ministro del lavoro, e Donat Cattin fece la mediazione, il contratto dei metalmeccanici e così via. Labor si volle comunque presentare alle elezioni, e là, se non ricordo male, ci furono due fallimenti: uno quello dell'MPL di Labor, l'altro fu quello del Manifesto. Non ci fu una traduzione meccanica tra il 68 e il 69, operaio studentesco e movimenti extra i partiti che allora si presentarono. In parte quella contestazione la raccolse il PC, e quindi da quello però derivò, e dal fatto che loro non erano dei gattocomunisti, non erano schiacciati sulla DC ma tantomeno sul PC, derivò che, come lei ha ricordato, Labor, Acquaviva, Covatta entrarono nel Partito Socialista, venendo accolti benissimo, nel senso che rapidamente Labor e Covatta diventarono in prima linea, in prima fila nella sinistra socialista di Lombardi, e poi successivamente Covatta, quando Craxi andò alla presidenza del Consiglio, Craxi aveva due grandi collaboratori. Uno era, insomma, con grande, diciamo così, funzioni, Giuliano Amato, per tutta la parte politica, culturale, legislativa, ma un braccio operativo sull'organizzazione dello Stato, sulla gestione degli affari correnti e in quelli che lo stesso Gennaro Acquaviva chiama scherzosamente un po' il rapporto con i preti, fu un ruolo svolto da Acquaviva, tant'è che il concordato fu fatto con il lavoro politico di Acquaviva. Ecco, non è... ha avuto poi da allora in poi un altro ruolo fondamentale. Gli è riuscita sempre l'impresa impossibile, visti i soggetti che erano in campo, di tenere un rapporto fra il Partito Socialista come tale e i cosiddetti intellettuali socialisti. Tra gli intellettuali socialisti c'era una miriade di personalità di grandissimo livello, ma erano, diciamo così, una realtà detta un po' scherzosamente anarchica, nel senso cioè che erano eretici culturalmente e politicamente, eretici in primo luogo nei confronti del PC, ma non la lasciavano passare nessuna alla direzione del Partito Socialista. Prima contestarono De Martino, poi ci fu un rapporto complesso con Craxi. Per una fase Craxi utilizzò le punte più eretiche su Gramsci e contro Togliatti da parte degli intellettuali socialisti, l'elaborazione anche del programma socialista, ma poi entrarono in rottura anche con Craxi. Ecco, questo mondo eretico, anarchico, in cui ognuno era un'entità a sé stante, Luigi Covatta riuscì miracolosamente sempre a mantenerci un rapporto, a gestirla, e tant'è che poi ci fu un grande convegno, quello di Rimini del 1982, che lanciò tutta una serie di nuovi messaggi politico-culturali che aggiornavano il riformismo socialista tradizionale, e questo convegno non ci sarebbe stato senza il ruolo che svolse Covatta. Venendo poi ai nostri giorni e scavalcando volutamente tutta la fase triste, quando in seguito a un'operazione eversiva avvenuta nel 92-94, eversiva perché
si affrontò il finanziamento irregolare dei partiti e tutti i partiti si finanziavano irregolarmente, però il Partito Comunista e la Sinistra Democristiana furono preservati, gli altri, tutti gli altri andarono, come si suol dire, ad bestias, e quindi fu distrutto il Partito Socialista e così via. Ecco, anche dopo di allora però Luigi Covatta insieme ad Acquaviva è riuscito a mantenere in piedi un impianto culturale socialista che altrimenti, se non c'erano loro, sarebbe andato disperso, si sarebbe frantumato in tante piccole o medie iniziative di fondazioni eccetera, ma con Covatta è riuscito a mantenere in piedi una rivista prestigiosa quale Mondo Operaio. Poi a suo tempo, come lei sa bene, le riviste di cultura politica avevano un grande seguito, anche lettori. Questo è caduto completamente. Mondo Operaio è una delle pochissime riviste sopravvissute a questa perdita anche di mercato e di interesse, e Covatta è riuscito a mantenere anche un quadro di collaboratori di alto livello, eccetera. Poi l'altra cosa che è molto importante, ma collegata col Mondo Operaio, è che Radio Radicale sa benissimo, la storia è fatta dai vincitori, specialmente poi in un quadro qual è quello attuale, composto, in cui i mezzi di comunicazione di massa sono tutti in mano o stanno a destra della destra, o stanno in mano a quella versione nuova della Stasi che è Travaglio il Fatto, o stanno in mano ai post comunisti. Ecco, malgrado questa occlusione totale dei mezzi di comunicazione di massa, Covatta con Mondo Operaio e Covatta e Acquaviva con la Fondazione Socialista, ma specialmente organizzando i ben 10 volumi molto densi sugli anni di Craxi, ai quali hanno collaborato il meglio degli storici italiani, hanno impedito che la storia sia la storia del socialismo italiano, dello stesso Craxi, di quegli anni eccetera, sia la storia fatta dai vincitori, che ci immaginiamo con facilità quale sarebbe stata quella mistificazione. Non c'è, e c'è invece anche una storia fatta da chi è stato sconfitto, una storia del riformismo socialista, del riformismo cattolico e così via. Quindi questo è il merito storico di Luigi Covatta. Poi voglio rivendicare un'antica amicizia, era un uomo singolare, molto scontroso, molto scorbutico, ma però la finezza intellettuale e l'ironia e l'autoironia di chi comunque era napoletano ischitano rendeva gradevole e significativo il rapporto. Una grande perdita e un grande dolore. Sì, volevo chiederti un'ultima cosa, perché hai detto sostanzialmente tutto su Covatta, però volevo chiederti: quando voi avevate visto che nel 94 lui si era candidato col Patto per l'Italia di Segni, come c'eravate rimasti? Nel senso che poi Segni, insomma, quel gruppo lì, erano anche un po' stati, non dico gli affossatori, ma insomma avevano dato una bella botta a Craxi. Allora volevo chiederti un po' come l'avevate presa questa cosa qui. Quello è stato uno dei momenti di netto dissenso, però lì dobbiamo dirci che eravamo tutti combinati peggio, nel senso cioè che oramai la partita era persa, e era persa in un modo tragico, e qualunque cosa facevi in parte la sbagliavi, perché appunto noi non condividemmo affatto quella scelta fatta da Segni, ma io feci i
il tragico errore, dicono, di rimanere nel PSI e di fare le elezioni nel 94 nel PSI alleato subalterno della gioiosa macchina da guerra, quindi il mio errore. Tra l'altro, tu eri stato uno dei fautori che chiedeva le dimissioni di Ottaviano Del Turco. Sì, quindi il mio errore pure fu rilevante. Aggiungo, tanto oramai, che a un certo punto, ma non emerso sui giornali, noi ci rendemmo conto del modo violento con cui il PDS gestiva questa alleanza che riteneva con i rimasugli del Partito Socialista Italiano, e questo avvenne quando non fu accettata nella lista, nel maggioritario, perché lì si capiva che era molto difficile che il PSI combinato in quel modo prendesse una percentuale che scattava del 3%, eccetera, non fu accettato nelle liste del maggioritario, che erano le uniche che eleggevano qualche parlamentare, non fu accettato neanche Enrico Manca, addirittura ritirando fuori la cosa che della P2. Allora, quello poteva essere fatto nei miei confronti, che io avevo ammesso di esserci stato, ma non poteva essere fatto nei confronti di Manca, che c'era una sentenza che lo negava, e poi per di più Manca era stato sempre il sostenitore dell'alleanza con il PC, e quando era presidente della RAI aveva aperto a Veltroni e a Compagnia Bella le porte della RAI. Quindi questo significava, io lo dissi allora a Del Turco, Illetti e Boselli, che siccome però Manca aveva un grande difetto, che era una persona molto intelligente, c'era un'operazione di decerebralizzazione di quello che rimaneva di socialisti in campo. Quindi voglio dire, Gigi Covatta fece a mio avviso l'errore di andare al patto Segni, che era stato così contrario al PSI, ma anche noi che rimanemmo nel Partito Socialista lo facemmo nelle condizioni peggiori. Per aggiungere provocazione a provocazione, dissi che io ho capito solo qualche tempo dopo che per bloccare l'invincibile armata dei giustizialisti guidati dal pur di Mani Pulite, dal pur dei giornalisti dei quattro giornali che si sentivano alle ore 19 di ogni sera, cioè il direttore del Corriere della Sera, della Stampa, di Repubblica e dell'Unità, allora guidata da Veltroni, per coordinare le cose sulla linea del pur di Mani Pulite, feci l'errore di non entrare subito allora in Forza Italia, perché comunque, con tutti gli errori e i difetti di Berlusconi, Forza Italia e lo schieramento che lui creò impedì la piena presa del potere di quelli che avevano fatto l'operazione eversiva del 1992-94. Quindi gli errori furono di tutti, ma eravamo tutti, come dire, sotto shock, perché allora avvenne uno straordinario colpo di Stato, fatto assolutamente nuovo, ma la parte avrebbe scritto un altro libro, Tecnica del colpo di Stato, non fatta con i carri armati, ma con gli avvisi di garanzia, gli arresti e le sentenze anticipate, per cui tu venivi squalificato con un avviso di garanzia, poi magari venivi assolto, ma 7 anni dopo. Certo, quando eri fuori dal giro eri ormai totalmente rovinato. Ormai avevi perso consenso e tutto, ma Borrelli, che se ne intendeva, lo disse la sentenza anticipata. La sentenza anticipata era quella, appunto, che ti arrivava un avviso di garanzia, lo sparavano Corriere della Sera, Stampa, Repubblica e l'Unità. Andavi su tutte le televisioni, comprese allora quelle di Berlusconi, che le aveva collocate là vicino perché temeva che la mannaia giudiziaria gli arrivasse addosso come a tutti gli imprenditori vicini a Craxi, e quindi il gioco era compiuto. Quindi
Quindi in quella vicenda, secondo me, sbagliò Gigi andare nelle liste dei segni, sbagliamo anche noi ad attenerci a quelle liste della gioiosa macchina da guerra, che anche quelle erano quanto di peggio ci poteva essere. Vabbè, avete imparato qualcosa? Allora, bene, io insomma, fermo restando che errare humanum est, ringrazio Fabrizio Cicchitto, col quale abbiamo ricordato la figura di Luigi Covatta, sia in quelli che furono i suoi pregi di uomo politico, di grande giornalista, ma anche ricordando a quello che oggi possiamo definire come un errore. Bene, grazie, grazie. Aspetta un attimo, è sempre viva Radio Radicale, che fortunatamente si è salvata dalle grinfie di tal Crimi che voleva chiuderle. Viva Radio Radicale, e ricordiamo insieme Bertin.